Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi proviamo a suonare Aiko Aiko di Justin Wellington. Analizziamo il brano a più livelli, quindi un tutorial adatto per i principianti ma anche a chi si trova a un livello intermedio. Se non sei ancora iscritto al mio canale YouTube, ti invito a farlo adesso. Ti invito anche a guardare i link in descrizione che ti riportano ai miei corsi di chitarra e ai miei social. Se vuoi imparare a suonare velocemente questo strumento, puoi andare sul sito www.easychitarra.it e seguire il mio corso di chitarra base. Iniziamo da un livello base. Se volete suonare questa canzone con soli due accordi, potete farlo, e sono anche due semplici accordi, il Fa e il Do. Se hai già qualche conoscenza in più, il Fa maggiore puoi suonarlo con il barré, e volendo puoi aggiungere anche il Do settima dopo aver suonato il Do. Ritmicamente potete suonare in questo modo: giù, giù, su, giù, su. Provo a suonarvi la sequenza degli accordi. Io suonerò con il barré, ma ripeto, se siete dei principianti potete tranquillamente suonare con questo Fa. La progressione degli accordi è questa: Fa, Do, Do settima e Fa, Do, Do settima e Fa. Se riuscite a stoppare le corde con il palmo della mano sul ponticello della chitarra, l'effetto sarà questo. Se invece siete già più esperti e volete suonare il riff della chitarra che si sente nella versione originale, potete suonare in questo modo. Quando c'è l'accordo di Fa maggiore, suonate il Fa, terzo tasto della quarta corda, e il La, secondo tasto della terza corda. Per il Do maggiore suonate il Do, terzo tasto della quinta corda, e il Sol a vuoto, terza corda a vuoto. E tornate al Fa. Il risultato sarà questo. Se non siete soddisfatti e volete suonare anche la melodia, potete invece affrontare il brano in questo modo. Ve lo suono lentamente. Questa prima parte della melodia è relativa alla strofa e al ritornello. Vediamo anche il bridge. Proviamo a suonarlo lentamente. Adesso provate a sentire la versione originale e a suonare la melodia dietro al cantante. Vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di lasciare il solito like sotto al video e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!
Per accedere ai miei corsi di musica, clicca qui. Per iscriverti al mio canale YouTube, clicca qui. Per vedere altri video tutorial, clicca qui.